Ciao ragazzi, come state? È sempre un piacere tornare con il consiglio di zio Greg, lo so. Passa un po' di tempo tra un video e l'altro, ma lo zio Greg non vi abbandona mai. Ed è un piacere tornare con questo video che riguarda un consiglio che secondo me è molto molto utile e che nel corso della mia carriera mi ha fatto risparmiare anche un po' di soldi. Il target di questo video sono quei portieri che la domenica vogliono giocare con la divisa che più preferiscono, che hanno determinati gusti per quanto riguarda la divisa da utilizzare la domenica. Sappiamo bene che nel mondo dilettantistico è difficile trovare una squadra che abbia le divise che fanno sempre al caso tuo. Io, per esempio, adoro giocare con le maniche corte. Tutto l'anno gioco con le maniche corte, anche quando fa freddo, magari mettendoci una maglia termica sotto. E le squadre che tra le loro divise avevano delle maglie da portiere, che possono utilizzare i portieri con le maglie corte, sono state veramente poche. Quindi cosa ho fatto? A 15 anni ero proprio stufo di dover giocare con le divise che mi imponeva la società. Quindi, in accordo con la società, ho deciso di comprare la mia divisa personale e farmi stampare dietro il numero 1. E questo andava bene alcune volte, però altre volte gli arbitri o l'altra squadra avevano il tuo stesso colore di divisa e non potevo utilizzarle. Io non avevo proprio voglia di utilizzare le divise che mi dava la società e quindi decisi di prendere un'altra divisa. E a questo punto avevo due divise, una verde e una nera. E più o meno con la verde e con la nera riuscivo a gestirmela abbastanza bene, però ciò non toglie che c'erano delle volte in cui, mannaggia, l'arbitro era verde, l'avversario era nero, o si combaciavano queste due cose e io non utilizzavo le mie divise. E questo mi dava proprio fastidio, perché io le divise della mia società non le volevo utilizzare. E allora ero lì che pensavo, pensavo, avevo bisogno di una divisa che fosse tipo usa e getta, o che almeno il numero 1 si potesse mettere e togliere senza dover stampare 10 divise con 10 numero 1 che spendevo un sacco di soldi. Era infattibile. Allora ero lì e la soluzione ce l'avevo nel borsone. E anche stavolta il nostro amico Nastro ci è venuto incontro. Prima di andare avanti col video, volevo presentarvi questo nastro che mi ha inviato la T-Export, che è un'azienda italiana. L'ho provato sia per allenarmi sia sui miei pazienti a lavoro. E mi ha veramente soddisfatto per qualità del materiale, per qualità della colla. E quindi vi linko in descrizione il link per poterlo acquistare e in più avete il codice sconto SG1 per il 10%, che non fa mai male. Quindi se avete bisogno di un punto di riferimento, questo per quanto mi riguarda lo è. Ma torniamo al video. Per fare un esempio pratico, utilizzeremo la maglietta che abbiamo creato in collaborazione con i Leather per la Sherlock Battle. Sì, Pietro, Federico, se state guardando il video e volete farmi un piccolo bonifico per lo sponsor, io sono disposto a inviarvi il mio IBAN in privato, ma questo ne parleremo in separata sede. Detto ciò, utilizzeremo il nastro per riprodurre il numero 1 da appiccicare sulla maglietta, in modo da, finita la partita, poterlo rimuovere e poter riutilizzare la maglietta come meglio vogliamo. Bene. Prendiamo il nastro, molto semplicemente. Ed ecco che in un secondo abbiamo creato la nostra divisa da portiere, usa e getta, che a fine partita togliete il nastro e torna la divisa da utilizzare tutti i giorni per andare a correre, andare in palestra o fare quello che volete. Se vi state chiedendo se è regolamentare la cosa, io posso dirvi che in 10 anni che utilizzo questa tecnica non è mai successo che un arbitro mi abbia creato dei problemi e quindi secondo me potete andare abbastanza tranquilli. Detto ciò, il video è finito. Spero vi sia stato utile, spero che possiate utilizzare questa tecnica quando si tornerà a giocare. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, che nuove iscrizioni fanno sempre piacere, finanziano il canale e così possiamo portare contenuti nuovi, sempre più utili e sempre più interessanti. Seguiteci anche sui nostri canali social, quindi Instagram e Telegram prevalentemente, e scrivete nei commenti se avete qualche idea di video che possono rientrare nel format dei consigli dello Zio Greg, che se posso volentieri li porto sul canale. Detto ciò,
È stato un piacere, un saluto agli amici da Sherlock.